Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Come promesso nello scorso video dedicato alla mia collezione dei Charizard, oggi vi mostro questo bellissimo artbook, o meglio Pokémon Card Game Art Collection, che si tratta appunto di un libro illustrato con i principali, o meglio, alcuni artwork scelti in questa occasione, in cui mette a confronto i vari artisti, vi fa vedere alcuni anche gli artwork dei pacchetti, ma adesso andremo a scoprirlo meglio. Voglio sfogliarlo pagina per pagina, così ce lo gustiamo e me lo rigusto anch'io, molto volentieri, che l'ho guardato appunto quando l'avevo comprato, uscito circa 3 anni fa, intorno appunto al 20° anniversario dei Pokémon, e da allora non l'ho più guardato, per cui mi fa piacere riscoprirlo. Viene fornito all'interno di questa custodia protettiva di plastica molto bella con le energie disegnate, e soprattutto all'interno di questo libro è contenuta la carta promo raffigurata sulla copertina, cioè questa qua, esclusiva giapponese, molto bella, all'interno di questo pacchettino sigillata, così si trova proprio dentro al libro. Molto bella. Allora, procediamo appunto, vediamo pagina per pagina dalla copertina, perché anche diciamo questa parte interna, vedremo sia all'inizio che alla fine, è caratterizzata da delle illustrazioni Pokémon. Proprio nella copertina qua abbiamo il classico artwork che abbiamo già visto, però in bianco e nero, ma qua, come vedete, mettiamoci più centrato, ok? Ci sono alcune delle monete Pokémon che troviamo all'interno dei mazzi o a volte anche in alcune confezioni speciali, che è una cosa secondo me interessante. A me piacciono anche molto, tra l'altro, le monetine Pokémon, ne ho pochissime, però quando capitano le prendo volentieri e le preferisco, per dire, alle spillette, molto meglio le monetine per me, poi ognuno ha i suoi gusti. Ma continuiamo. Ok, allora in questa, diciamo, prima pagina vera e propria abbiamo una piccola introduzione con un po' di artwork dei pacchetti e non solo del passato. Io tra l'altro guardo attraverso il telefono, non vedo benissimo, però. Poi, retro classico delle carte giapponesi, quelle vecchie, fino ai set Neo. E poi iniziamo alla grande con gli artwork rappresentativi del set base. Abbiamo appunto linea evolutiva di Venusaur e Charizard, inutile dirlo. Artwork principalmente appunto di Mitsuyu Rarita. Qua appunto abbiamo linea evolutiva di Blastoise. E altri artwork del set base. Qua abbiamo ad esempio un artwork di Comiglia, mi veniva in mente, molto particolare, che se non sbaglio è contenuto nei set vending. Poi artwork base Jungle e Fossil, quindi proprio primi set, Pikachu base, Raichu base, Clefairy, anche questo direi di vending. Poi abbiamo un bel Pidgeot di Jungle, anche Butterfree del Jungle. Questo Pidgeot, se non sbaglio, è di Kagemaru Himeno. E comunque qua sotto, adesso non riuscirò a vederlo tramite il telefono. Ecco, ah, sì, ok, ecco, ci sono i numerini delle illustrazioni con scritto il nome dell'artista, poi ovviamente altre informazioni che non vi so tradurre, ma magari qualcuno di voi è in grado. Poi abbiamo questo fantastico Aerodactyl, sempre di vending, fatto, cioè disegnato da Mitsuyu Rarita, sempre, che è molto presente nei vecchi artwork, nelle vecchie carte, insieme al classico Ken Sugimori. Abbiamo altri artwork del set base e non solo, ad esempio altro vending, Jungle. Poi qua abbiamo il Grimer, quello che è stato censurato, meglio corretto, nella versione occidentale, perché
nella stampa giapponese guardava, diciamo, sotto la gonna, e quindi hanno deciso di fare questa piccola modifica. Abbiamo un bel Labrador Rocket. Adesso appunto non mi soffermo su ognuno, però voglio proprio farvi gustare questo libro. Qua abbiamo degli artwork tutti del Team Rocket, stavo controllando, sì. Molto bello come set, c'è cioè uno dei miei preferiti, anche se diciamo molto semplice ma efficace. Qua abbiamo Cubo e Marowak. Ho scoperto tra l'altro tramite questo libro che quest'artwork dovrebbe essere di Makuni, se non sbaglio. L'ho visto prima, proprio aprendolo. Qua abbiamo i tre uccelli leggendari in tre diverse versioni, diciamo, perché abbiamo l'Articuno che troviamo tra le promo Black Star, poi abbiamo questo Moltres che in realtà, ecco, entrambi sono contenuti nei set vending, però ad esempio questo Articuno poi è nelle Black Star, questo Moltres è rimasto esclusiva giapponese, mentre questo Zapdos è del set base. Bello vederli a confronto. Qua abbiamo un artwork di Mew, sempre delle promo Black Star, almeno per noi occidentali. Artwork di Ken Sugimori, bello vedere, diciamo, il prima e il dopo. Sarà magari un po' lungo questo video, ma appunto se no si perde il senso di questo video. Per cui cerco di andare tranquillamente. Ecco, qua abbiamo qualche artwork dei baby Pokémon inclusi nei set Neo. Qua abbiamo gli starter di fase 1 della seconda generazione e altri artwork del Neo. Troviamo queste come carte rare, sia holo sia rare non holo. Poi qua abbiamo un extended art di appunto Espeon, Umbreon e Divi che sono contenute, almeno in giapponese, in un folder da 9 carte e questo Eevee è rimasto esclusiva giapponese, mentre poi Espeon ed Umbreon sono stati stampati all'interno del set Neo Discovery. E questo è bello vedere tutto l'artwork completo. Peccato appunto si debba, diciamo, tagliare in mezzo, però fa un bell'effetto. Sarebbe bello trovare online gli extended art un po' di tutte le carte, nel senso senza per forza le scritte degli attacchi e quant'altro. E qua più avanti dovrebbero essercene alcuni. Poi abbiamo sempre artwork provenienti dai set Neo. Qua ce ne sono di bellissimi, dal Dragonite Houndoom, difficile scegliere il più bello, ecco, diciamo questo libro può aiutarvi un po' sia a scoprire degli artwork magari che vi siete persi o che non avete notato nelle carte, ma anche per distinguere i vari disegnatori, molto utile, secondo me è importante. Ecco, qua tra l'altro abbiamo un altro extended art, questo qua, se quello là era nel folder del Neo Discovery, quindi il secondo uscito in Giappone, questo era in quello di Neo Revelation. Queste carte appunto stavolta le troviamo tutte e tre anche nella versione occidentale, però erano diciamo come promo in Giappone. Mentre qua abbiamo le tre versioni holo dei cani leggendari. Poi qua abbiamo un bellissimo Karens Tyranitar del set VS, Misdreavus. Qua ecco, tutti questi artwork di questa pagina sono del set VS, ovvero il set dedicato ai Pokémon degli allenatori, diciamo appunto Karens Tyranitar, oppure questo era Bruno, lo Steelix di Bruno, Ampharos di Lance, insomma, erano un po' come se fosse i set gym, ma di seconda generazione, usciti però solo come esclusiva giapponese, quindi non le trovate neanche in inglese, ecco. Poi qua abbiamo alcuni artwork delle E-Series. Ad esempio abbiamo questo, quelle che poi ad esempio questo Fortress, questo Azumarill sono delle holo H di Aquapolis, lo Sneasel invece è una holo
non comune, se non sbaglio. Ok, qua. Diciamo che tutte le pagine sono tematiche. Qua stavo cercando di capire, ecco, le differenze di layout, suppongo, tra le varie generazioni e via da mettere a confronto. Qua continua appunto sulle serie successive fino ad arrivare alle X, perché quando è uscito questo artbook era verso fine delle X, inizio delle GX, per cui si ferma qua come artwork. Bellissimo questo, non l'avevo notato. Cioè, non me lo ricordavo. Poi qua ad esempio abbiamo Latios e Latias, che in Giappone mi pare fossero inclusi in un mazzo. Magari mi confondo con... Ah no, no, con gli altri due, no. Questi sono quelli di X-Dragon. E qua abbiamo gli starter di Rubino e Zaffiro. Qua appunto sempre gli starter. Bello vederli a confronto. Carte delle serie X sempre. Vi do qualche informazione qua e là appunto su da dove provengono questi artwork, però appunto non è che diciamo ognuno da dov'è, a parte che non è che li so tutti a memoria, però. Tipo questo Manectric dovrebbe essere di Ex Smeraldo, anche questo Camerupt, e bene o male vanno in ordine cronologico. Qua abbiamo i cast form, contenuti nel set Ex Leggende Nascoste, tutti messi a confronto. Altro artwork, anzi forse altri artwork di... Anzi, questo Jirachi forse si sì, dovrebbe essere sempre di leggende nascoste. Poi probabilmente farò vari errori nel video, ma abbiate pazienza, non me li sono studiati, vado a memoria. Poi qua abbiamo Rockets Mewtwo disegnato da Rita, se non sbaglio, contenuto in Team Rocket Returns. E abbiamo i tre uccelli leggendari in versione X foil speciale, almeno diciamo. Usciti nel set Rosso Fuoco Verde Foglia. Poi, sempre altri artwork delle serie X, ad esempio questo Slowbro di Midoriya Rada, se non sbaglio, però comunque c'è sempre scritto, adesso volendo potete bloccare il video e dare un'occhiata appunto a chi appartengono i vari artwork. Poi qua abbiamo due bellissimi Groudon e Kyogre che mi piacciono un sacco come leggendari, legati anche un po' alla mia infanzia perché nella terza generazione proprio ho giocato molto, soprattutto a Pokémon Zaffiro. Poi ci sono alcuni artwork che a me fanno sorridere, ad esempio questo... Diglett, a me piacciono gli artwork un po' ignoranti e qua ci sono anche dei begli esempi. Ecco, parlando di artwork ignoranti, abbiamo i Ditto in versione Pikachu, cavolo, Geodude e Ditto, e qua altri tre artwork del set Team Rocket Returns. Qua per gli amanti dei Pikachu c'è una bella selezione andando in ordine cronologico, proprio a metà libro direi, vi fa vedere tutto lo sviluppo anche del cambio di layout, di tipi di disegni, molto interessante, immagino ci siano molti collezionisti di Pikachu, io colleziono singolarmente i Charizard dei Lugia, però ovviamente Pikachu va. Per la maggiore. Ce ne sono alcuni anche più, cioè molti sono comuni, inseriti nei set, altri sono piuttosto tosti da trovare, ad esempio anche solo il Pop Series, c'è versione holo e non holo, che quello non holo mi pare sia un po' difficile da trovare. Abbiamo ovviamente il Pikachu Gold Star, più che essere difficile questo è caro. Per alcuni
promo solo giapponesi, ad esempio il Pikachu livello X, Pikachu di Ash, anche questo qua. Molti sono rimasti esclusive giapponesi. Questa pagina qua fanno parte tutti questi Pikachu nelle varie lingue, appunto della Pikachu World Collection, uscita in giapponese in due versioni, nel senso, vabbè, a parte c'è la versione vecchia e versione nuova, diciamo, in cui sono contenuti questi, ma questa specifica qua c'è sia con, come vedete qua, con Pikachu blu e Pikachu verde, perché hanno distribuito una da 7-Eleven e un'altra, penso, normalmente a Pokémon Center. Comunque c'è questa piccola differenza. Qua altri Pikachu dei set nero e bianco. Faccio notare il primo Pikachu full art, molto bello, promo esclusivo, anche questo solo giapponese, che devo andarmi a recuperare, ce n'ho avuti qualcuno in passato, ma non mi piacevano come condizioni. Poi qua abbiamo la prima Battle Festa. Qua abbiamo i primi Pikachu Poncho, quelli con Gyarados e Magikarp, che adesso, se li volete, sono abbastanza difficili da trovare, costosi. Poi abbiamo un'altra Battle Festa, i Pikachu Poncho di Charizard, di generazioni. Questo qua, ad esempio, è esclusivo solo giapponese. Quelli con Rayquaza, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Poi qua abbiamo delle carte promo esclusive giapponesi, ma in realtà questo Eevee qua, che era distribuito come promo 7-Eleven, è uscito anche come promo in inglese in un blister di Leggenda di Treasure. Qua abbiamo una del Pokémon Center, vi faccio vedere più da vicino alcuni artwork che sono più piccoli. Queste ce ne sono varie versioni, molto particolari e belle, ci sono solo in giapponese anche queste. Scusate, non riesco ad avvicinarlo di più, se no butto giù il cavalletto. E qua, ecco, vi fa vedere, tra l'altro prima avevamo visto i vecchi retro, diciamo, delle carte giapponesi, qua quelli nuovi. Poi passiamo ai set Diamante Perla. Qua ho meno informazioni da dare, perché devo dire che ne so meno, perché non li colleziono se non qualche carta. Però comunque gli artwork li apprezzo sempre molto. Abbiamo appunto Dialga e Palkia. Sono carte un po' sottovalutate, spesso per un layout un po' trascurabile, poi in un periodo in cui pochi collezionavano, ma molto spesso ci sono anche qua degli artwork notevoli. Abbiamo un bellissimo Rayquaza, bello cattivo. Glaceon e Leafeon, introdotti appunto nella quarta generazione. Rotom, questo qua mi pare di aver visto in fondo che è di Ken Sugimori. Magari mi sbaglio, però. Perché poi vedremo che c'è una lista di tutti i disegnatori. Qua continuiamo con i set HS, se non sbaglio. Qua abbiamo Heart Gold Soul Silver proprio. Gli starter, qua una paginona fantastica. Abbiamo le due shiny di Lugia o presenti nei set occidentali in Call of Legend, o Richiamo delle Leggende per noi italiani, mentre in giapponese sono delle promo molto limitate. Lugia e o sono state stampate solo in 1000 copie. Poi altri artwork DHS, forze scatenate o altri set. Alcuni ammetto di non averli mai visti, o meglio, non mi sono mai soffermato. Ad esempio, ecco questo Sudowoodo, sì, una Holo, sempre dei set HS, ma non saprei dirvi di quale. Bello quest'artwork, con gli artwork, diciamo, larghi, con tanti Pokémon, mi piacciono sempre. Qua passiamo al blocco nero e bianco con i leggendari e molti artwork appunto di questi set. Qua abbiamo gli starter. Wailord, questa ad esempio è di Stirpe dei Draghi.
Stavo pensando, questa forse è Leggenda di Trésor, ma magari mi sbaglio. Questo Zoroark molto bello, Dragonite, Haxorus di Tesoro dei Draghi. Anche questo di Dragon mi pare sia sempre di Trionfo, se non sbaglio, forse addirittura no, questo è forse Confini Varcati. Adesso vado un po' a caso in realtà. Questo forse Destini Futuri. Magari sto mischiando completamente i set, comunque il periodo di appartenenza è quello. Qua passiamo alle serie XY, con anche qua i leggendari Zygarde in due versioni, Yveltal Xerneas. Bellissimo questo Machoke. Ecco, qua abbiamo un artwork che a me piace molto, meglio mi piace questo disegnatore che è Oyama, presente fin dalle prime serie con l'Oyama Pikachu, ma in realtà poi sparito dalle carte per un bel po' di anni, fino appunto ai set recenti, da XY, poi adesso in quelli di Sole e Luna lo vediamo spesso. Questo artwork acquarellato che mi è piaciuto molto. Un fantastico Suicune e non solo. Ok, qua un Diancie, ecco qua un po' di Pokémon folletto. Bellissimo quest'artwork, secondo me. Di Umbreon, un Volcanion, un bellissimo extended art di Mitsuhiro Arita dedicato a Pikachu e Mew, di cui esistono le rispettive carte, quindi qua troviamo l'artwork esteso. Poi qua torniamo indietro nel tempo ai set Gym. Qua troviamo la Misty disegnata da Ken Sugimori, quella che è stata appunto l'artwork anche qua bannato o meglio censurato e cambiato per la versione inglese. Alcuni di questi tra l'altro sono stati poi ripresi, ad esempio questo Brock in Hidden Fates. Qua abbiamo Sabrina's Gaze, anche questo artwork censurato. Questi tutti gli artwork dei set gym, molto belli. Artwork Rocket, base, iconici che conoscerete tutti probabilmente, però è bello vederli belli zoomati in buona qualità. Questo qui è anche fantastico, mi pare in inglese sia Apricorn Maker. Questa è una carta, mi pare, che faceva parte dei Rotom nelle varie versioni. C'era anche questa qua con il professore. Ecco, qua è quello che vorrei vedere un po' di tutte le carte, cioè l'artwork nudo e crudo, senza scritte. Abbiamo Platan, reporter televisivo, non so come, non mi ricordo come si chiamasse. Su in varie Wally, e qua c'è qualche pagina dedicata appunto ai trainer. Abbiamo Giovanni, Skyla, Winona, poi dico un po' di nomi inglesi, un po' italiani a caso. E ecco qua, tra gli amanti delle Gold Star abbiamo Charizard e Alakazam, Isola dei Draghi e Guardiani dei Cristalli. Poi due livello X, ecco qua più o meno metto a confronto a due per i vari tipi di carte, diciamo, ultra rare dei vari set, quindi livello X, X, vi dà qualche informazione a riguardo. Altre X, era il periodo di massimo splendore, diciamo, di questo genere di X. Poi torniamo indietro alle leggende con Ho e Lugia. Contenuti in Earth Gold Soul Silver, e sempre nei set HS abbiamo anche questi qua con i cani leggendari. Ci sono ovviamente le tre versioni. Ecco
diciamo, tre coppie, Rayquaza e Deoxys, Cresselia Darkrai. Qua abbiamo qualche promo, alcune esclusive giapponesi, ad esempio questo Pichu, questi Pikachu, mentre mi pare, poi abbiamo un bel Meo. Ecco qua, interessante, fa vedere l'extended art di alcuni pacchetti. Abbiamo i pacchetti appunto diamante perla. E qua pacchetti di nero e bianco, ad esempio qua abbiamo glaciazione plasma. Qua fa vedere anche gli artwork dei mazzi, che spesso sono davvero belli. Magari il mazzo in sé non è bello, ma l'artwork sì. Altri pacchetti qua di XY, Antiche Origini, molto belli. Questi già si trovano di più come artwork online, spesso ci sono anche sul gioco di carte collezionabili online, proprio nelle home page, quindi sono già più facili da trovare. Poi qua, molto bello in queste pagine, che vi fa vedere come è stato costruito l'artwork della carta che troviamo in copertina. C'è un po' lo sviluppo con una spiegazione. Molto interessante, è molto bello anche come artwork. Forse l'ho detto troppe volte, però. Ok, altre informazioni su disegnatori e quant'altro. Secondo me la parte più interessante qua in fondo. Ora ci arriviamo, ecco qua qualche anticipazione dei set Sole e Luna, o meglio del primo set Sole e Luna. Ecco, quello che ho apprezzato molto sono queste pagine qua in cui ci sono tutti i vari disegnatori con per ognuno un artwork, così potete vedere i vari tipi di stile. Non sempre mettono l'artwork più bello dei disegnatori, però. Ecco appunto, prima avevo visto di sfuggita questo qua, che non è l'artwork migliore di Sugimori, però è per variare un po' e non mettere sempre gli stessi. Può servirvi anche a scoprire quale stile vi piace di più e che disegnatore l'ha fatti, in modo da andarsi a recuperare le carte di quello stesso disegnatore. Ok, finito, ma non del tutto. Qua in fondo ci sono alcuni artwork delle sleeve Pokémon giapponesi. Nelle versioni occidentali sono artwork molto più banali, ma in Giappone c'è davvero una bella scelta di sleeve personalizzate, portamazzi e quant'altro. E si conclude così l'artbook. Volevo farvi vedere. Spero abbiate apprezzato questo video, magari ci saranno altri approfondimenti su altri libri, altre riviste e quant'altro. Continuate a seguire il canale, iscrivetevi, attivate la campanella degli avvisi e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.